Ciao a tutti, streghetti e streghette, benvenuti in questo nuovo video. Era da parecchio tempo che non facevo un haul di prodotti cosmetici e quindi mi sembra che sia arrivato proprio il momento giusto per farne ancora un altro. Soprattutto perché sta arrivando l'autunno, almeno in teoria, e quindi dovremmo ritrovare la nostra voglia di truccarci. Ma in realtà, come probabilmente potete vedere dallo schermo, sono lucida come un pitone in una laguna, perché sto sudando come un caprettino. Non chiedetemi per quale motivo, ma in questi giorni, proprio in realtà tutta questa estate, a Londra è stata micidiale. Siamo praticamente a metà settembre e io in casa mia ancora grondo. Normalmente a Londra il clima non dovrebbe essere questo. Sta arrivando l'apocalisse! Ma non perdiamoci in chiacchiere e vediamo che cosa ho comprato. Ho comprato diverse cosine cosmetiche in questo ultimo periodo e ve ne faccio vedere alcune. Alcune no, perché penso di averle già postate su Instagram. Mi raccomando, se non mi seguite, andatemi a seguire. Mi trovate lì col nome Alrakairam. Ma cominciamo da alcuni prodotti della NYX che mi incuriosivano e che ho preso. Li volevo da parecchio tempo e alla fine mi sono decisa a prenderne un paio per provarli. Uno è questo rossetto matte liquido della NYX più comune, insomma, questo è uno degli ultimi usciti che sono quelli che fanno parte della collezione Lingerie. Li hanno praticamente provati tutti nell'universo, io ero l'unica che non li avesse ancora provati. Ero curiosa e li ho presi. Cominciamo da questo, che è quello più scuro e che è un colore che si chiama vintage. E ecco qui, me lo metto sulla mano e ve lo faccio vedere. E come potete vedere, un bel colore scuro. I rossetti scuri sono i miei preferiti, specialmente quando arriva quella stagione nel corso dell'anno che si presta meglio all'indossare questo genere di colori. Poi non so, è un colore che ha qualcosa del rosso, di un rosso scuro, però ha anche una componente di grigio. E sapete che questa cosa dei rossetti che hanno una componente più tendente al grigio, o comunque a un colore più spento, che è stata tra l'altro super trend ed è ancora molto trend, a me prende molto bene. Il secondo che ho preso era l'unico che era rimasto tra questi lingerie che quando sono andata io a comprarli erano stati proprio presi d'assalto come, non so, panini alla mortadella da gente che non mangiasse da 15 anni. E quindi ho preso questo che era l'ultimo che era rimasto perché lo volevo provare, volevo vedere come fosse, ma in realtà il colore mi sa che potrebbe essere un po' troppo chiaro. Allora, il colore, come potete vedere, è questo e il nome di questo rossetto è Baby Doll. Secondo me, se li metto insieme, mettendo sull'esterno vintage e all'interno un po' di Baby Doll, potrebbe venire fuori qualcosa di interessante, quindi penso che proverò a metterli in questo modo. Sempre da NYX sono stata incuriosita moltissimo da questo liner, da questo gel liner, perché il colore è veramente molto bello ed è uno di quei colori che mi prendono parecchio. Anche se io non uso tantissimo gel liner nero, marrone, insomma, nei colori normali, quando mi capita sono felice di poter prendere un prodotto che invece abbia un colore particolare. Nel caso di questo prodotto anche il nome mi prende in maniera molto positiva e si addice alle cose che mi piacciono perché il suo nome è Interstellar e come potete vedere è un rosso scintillante e molto 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 interessante. Sapete probabilmente se avete visto qualcuno dei miei vecchi video sui cosmetici eccetera che il rosso sugli occhi è un colore che io amo. E quindi quando ho visto questo, che si chiamava tra l'altro Interstellar, particolarmente brillantinato, mi sono detta, lo devo prendere e l'ho preso.
Sempre da NYX ho deciso di prendere tre liner colorati, eccoli qui, sono questi tre. Allora, cominciamo da questo, che è il Glam 24 carati. Ed è, come potete immaginare, chiaramente un color oro. Ve lo faccio vedere sulla mano, sperando che qualcosa in effetti si riesca a vedere, ma ne dubito. Non so, sì, forse si vede un pochino. Allora, fidatevi, perché questo qui è molto molto bello. Se vi piace l'oro, se vi piacciono dei dettagli color oro sugli occhi, nel vostro trucco, questo è molto carino. Tant'è vero che qui a Londra, quando sono stata in negozio a comprarlo, ogni volta che tornavo non lo trovavo. Sono dovuta andarlo a prendere in un altro negozio in Italia, quando sono stata per le vacanze, e sono stata felicissima di vederlo e l'ho subito preso. Perché questo color oro mi intriga moltissimo, è molto molto intenso, è molto particolare, non è un color oro spento, e quindi ho detto va bene, questo lo devo prendere, perché secondo me, soprattutto per dare dei dettagli di luce, per fare qualcosa di particolare, si presta bene. Altri due colori che ho preso sono questi. Allora, questo è il Glam Lagoon, che è un verde sempre scintillante. In realtà non è stranissimo, è un verde laguna effettivamente abbastanza comune, eccolo qui, scintillante, però comunque molto carino, quindi ho detto vabbè, lo prendo perché mi piace. Ero tentata anche dal blu, però mi sono trattenuta e quello non l'ho preso. Invece ho preso questo, che si chiama Glam Nude. E infatti anche dalla confezione potete vedere che in effetti si tratta di un colore nudo, di un colore nude, che molto difficilmente l'ho messo qui accanto al verde, ma credo che molto difficilmente riuscirete a vederlo. Quella che è la mia idea per questo liner è quella di applicarlo abbastanza generosamente sulla palpebra, per dare un'idea, insomma, di lucentezza, senza applicare qualcosa che sia proprio colorato. Se non voglio mettere nient'altro, metto questo e da quell'idea un po' magari della palpebra bagnata. Non so se afferrate quello che a difficoltà cerco di esprimere, ma credo di sì. Perché in effetti una delle cose che mi piacciono anche molto nel trucco è quando sulla palpebra magari sembra che uno non stia indossando niente di particolare, però si vede che c'è qualcosa di luccicante, di luminoso, che dà un'idea del bagnato. E in fin dei conti è proprio questo quello che, prendendo questo liner, volevo provare ad ottenere. Non ho ancora fatto la prova per vedere come effettivamente funzioni, ma la farò molto presto. Ultima cosa presa da NYX, molto semplice, molto disimpegnata, è questo, un ombretto color oro, perché insomma può sempre servire. Io di roba color oro ne ho parecchia. Può servire come illuminante, può servire per fare diverse cose. Poi sono stata da Wycon. Da Wycon c'erano diversi rossetti che mi tentavano, diversi rossetti che erano in offerta e che erano matte. Penso siano di una collezione passata, perché si chiama Kiss Me on the Dance Floor e probabilmente mi potrete effettivamente confermare che è roba di collezioni passate, avendoli trovati in offerta. C'erano diversi colori che mi tentavano, per esempio c'era un color marsala che mi piaceva molto. Alla fine in realtà poi ho optato per prenderne soltanto uno, perché ho davvero tanta roba e quindi mi sono dovuta trattenere. Ho detto no, non prendere altre cose, prendine uno se ti piacciono, ma non strafare e non prenderne troppi. Io ho preso questo colore che si chiama Borgogna. Non mi ricordavo, è il numero 8 Borgogna, e come potete vedere, ve lo faccio vedere sulla mano, è veramente un colore sempre matte, molto 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 bello. Ecco, avete capito, ve lo ripeto ancora una volta, che a me i colori scuri sulle labbra piacciono da impazzire, sono i colori che preferisco. Se non indosso colori scuri sulle labbra, preferisco poi mettere qualcosa che invece sia completamente leggero e leggiadro e che serva semplicemente magari a lucidare o comunque a dare un tocco naturale. Ma se devo mettere un rossetto, per me il rossetto proprio
per eccellenza quello che mi piace è quello scuro. È quello scuro, tant'è che tra le altre cose che ho comprato in questo periodo ho preso anche un rossetto, anzi ne ho preso un paio, però uno se l'è fregato Brunello e quindi non ve lo posso far vedere in questa occasione, della Colourpop. La Colourpop fa dei rossetti molto interessanti e in particolare sto parlando di questi rossetti matte liquidi e fino ad ora vi devo dire che tra le varie marche che ho provato, tra quelle che si trovano in Italia, tra quelle che si vendono solo su internet, quelle internazionali, secondo me quelli che sulle labbra tengono meglio, sono più piacevoli da portare, ma soprattutto con una qualità ottima, hanno una relazione qualità-prezzo fantastica, sono proprio i rossetti della Colourpop. Peccato che si vendano principalmente in America e anche se hanno aperto anche le spedizioni all'estero, almeno qui in Inghilterra, costa 25, insomma, la spedizione internazionale, quindi non è proprio praticissima, non è proprio una cosa economica, ma se vi devo consigliare dei rossetti con un ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto però che sulle labbra tengano bene, che facciano un risultato, insomma, ottimo, quelli che vi consiglio sono i Colourpop. Non ne ho trovato, ve lo ripeto ancora una volta, altri che siano all'altezza di questi. Questo colore è Capo, ecco qua, ve lo faccio vedere sulla mano. Anche questo è un colore che ha una certa sfumatura di grigio, quindi ottimo per i mesi freddi che speriamo prima o poi ritornino. Ma soprattutto con un colore che mi affascina, è questo, eccolo qui, è questo, guardate. Secondo me ha un colore che effettivamente è molto, molto, molto intrigante. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Insomma, streghetti e streghette, voi ultimamente che genere di shopping avete fatto? Quali sono stati i prodotti di trucco, i prodotti cosmetici che vi hanno affascinato di più, che si sono fatti comprare traditori da voi facendovi spendere un po' di denaro? Fatemelo sapere. Ma soprattutto, tra questi colori, in particolare tra i colori dei rossetti, questo chiaro che è Baby Doll di NYX, questo più scuro che è Vintage di NYX, questo che è Capo di Colourpop e questo che è Borgogna di Wycon, qual è che preferite? Qual è il colore di rossetto che vi sembra più carino? E soprattutto quali sono i colori di rossetto che secondo voi sono più adatti per l'autunno, o almeno non più adatti, quelli che voi preferite? Fatemelo sapere, lasciatemi un commento qui sotto, fatemi sapere se vi fa anche piacere vedere magari più spesso ogni tanto dei video su trucchi cosmetici e cose del genere. Ed io per adesso mi fermo qui, vi ringrazio tantissimo per essere stati con me, come al solito grazie, grazie mille, vi do appuntamento alla prossima volta e vi aspetto su Instagram, su Facebook, lo sapete, se non siete iscritti iscrivetevi, bla 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 bla, grazie mille ancora, ciao!